Ciao a tutti, come state? Allora, questa è la nostra ultima lezione, perché martedì prossimo la scuola finisce. Finiamo l'argomento che avevamo iniziato la scorsa volta, cioè i pronomi personali diretti e indiretti. L'altra volta avevamo visto i pronomi personali diretti, questa volta vediamo gli indiretti. Allora, abbiamo già ripassato l'altra volta che cosa sono i pronomi. Sono delle parole che si mettono al posto del nome. Noi fino adesso abbiamo fatto i pronomi dimostrativi, questo e quello, e possessivi. Qua c'erano degli esempi. Questo telefono è mio, quello è tuo, quindi quello è un pronome perché sostituisce telefono. La mia giacca è sulla sedia, la tua è appesa nell'armadio, la tua è un pronome possessivo perché sostituisce la giacca. I pronomi personali diretti e indiretti sostituiscono un nome che non è il soggetto della frase. Abbiamo visto che i pronomi personali diretti si mettono, si usano quando davanti al nome da sostituire non c'è nessuna preposizione, in particolare la preposizione a. Per esempio, chiamo il mio amico stasera, quindi sostituisco il mio amico. Al posto di il mio amico senza preposizione, vedete c'è il verbo e subito il mio amico, metto il pronome personale diretto lo chiamo stasera. Il pronome personale diretto può sostituire non solo un nome, ma un'intera frase, quando a una domanda dove è la piscina si risponde non lo so, cioè non so dove è la piscina, però invece di ripetere si mette lo al posto dell'intera frase. Ma questo l'avevamo visto l'altra volta. I pronomi personali indiretti, invece, rivediamo questa volta, si usano quando davanti al nome da sostituire c'è una preposizione, la preposizione a, per esempio. Telefono a Paolo domani sera. Allora Paolo, vedete un nome con la preposizione, diventa gli telefono domani sera, cioè al posto di a Paolo metto il pronome. Come funzionano questi pronomi personali indiretti? Innanzitutto vediamo come sono fatti. Eccoli qui. Se notate, sostituiscono tutti delle persone, comunque dei nomi che hanno vicino una preposizione. Mi, ti, ci e vi sono uguali ai pronomi personali diretti, solo che in questo caso sostituiscono nomi con vicino la preposizione a. Invece cambiano i pronomi di terza persona singolare e plurale. Lui, gli si usa per il pronome personale di terza persona singolare maschile, gli. Lei per il pronome di terza persona singolare femminile, loro si usa per il pronome di terza persona plurale, sia maschile che femminile. Come funzionano? Allora, come i pronomi diretti sono maschili, femminili, singolari e plurali, come il nome che sostituiscono. Esempio, telefono a mia sorella più tardi. Allora, dobbiamo sostituire a mia sorella. Il nome è femminile, singolare, con la preposizione, uso il. Pronome personale indiretto femminile singolare le. Le telefono più tardi. Un altro esempio, le maestre chiedono a noi di studiare. In questo caso noi è un plurale generico, quindi metto il pronome di prima persona plurale che è ci. Le maestre ci chiedono di studiare. Come vedete, il pronome personale indiretto, come quello diretto, si mette davanti al verbo, cioè il nome da sostituire è dopo il verbo, cioè il verbo telefono e poi a mia sorella. Nella frase successiva con il pronome è messo prima del verbo, le telefono. Chiedono a noi, ci chiedono. L'unico pronome che si mette dopo il verbo, l'unico pronome indiretto, è il pronome loro. Per esempio, ho portato la spesa ai miei nonni maschile plurale con la preposizione a, quindi maschile plurale ma comunque uguale anche per il femminile plurale, si utilizza loro e allora lo metto dietro il verbo qui, quindi ho portato loro la spesa, cioè dovete anche spostare la spesa, vedete si mette alla fine perché il pronome loro deve stare subito dopo il verbo. Non, ho portato la spesa loro, non ha senso, quindi ho portato loro la spesa. Loro si mette subito dopo il verbo. Oppure, adesso però molto spesso al posto di loro, che non è molto usato, soprattutto nel parlato, si usa gli, cioè il pronome di terza persona maschile singolare. Quindi gli ho portato
la spesa. E la stessa cosa, ho portato loro la spesa, gli ho portato la spesa è uguale, però ricordatevi che loro vado per verbo, gli invece va prima. Vediamo un'altra regola che è uguale a quella per i pronomi personali diretti. I pronomi personali indiretti, l'ho appena detto, si mettono prima del verbo. Ho regalato a mio figlio un telefono nuovo. Quindi a mio figlio maschile singolare devo spostare il pronome prima del verbo, diventa gli ho regalato un telefono nuovo. Ecco qua. Quindi dopo, tranne il pronome personale loro l'abbiamo appena visto. Poi vale la stessa regola dei pronomi personali diretti, cioè con l'infinito e i verbi più infinito si mettono dopo il verbo e, cioè ovvero l'infinito attaccato, proprio si toglie l'ultima lettera del verbo all'infinito e si mette il pronome. Vi ricordo che i verbi più infinito sono potere, dovere, volere, sapere, cominciare a, stare per, finire di. Esempio, devo chiedere al mio amico il numero di telefono. Quindi il verbo è devo chiedere, devo più infinito. Quindi devo chiedere al mio amico, quindi pronome personale di terza persona singolare, perché mio amico è maschile singolare, gli. Quindi devo chiedere gli diventa devo chiedergli. Tutto attaccato, il pronome si attacca al verbo all'infinito, così come anche i pronomi personali diretti. Altro esempio, domani comincio a scrivere a voi una lettera. Domani comincio a scrivere al posto di a voi, mettiamo il pronome di seconda persona plurale indiretto perché c'è la preposizione a, quindi domani comincio a scrivere più vi e diventa domani comincio a scrivervi una lettera. Ok? Quindi devo chiedergli, comincio a scrivervi. Bene. Queste sono le regole che riguardano i pronomi personali indiretti. Per aiutarvi vi lascio un elenco di verbi che si usano con i pronomi personali diretti e indiretti, cioè verbi che dopo vogliono o direttamente il nome senza preposizione o il nome con la preposizione a. Per esempio, pronomi personali diretti, ascoltare, aspettare, aiutare. Io posso dire ascoltare la maestra o ascoltarla. Aspettare la maestra, aspettarla, aiutare la maestra, aiutarla. Cioè, questi sono verbi che dopo i quali troverete direttamente un nome o dopo i quali potete mettere direttamente un nome o prima direttamente un pronome. Capire, cercare, chiamare, conoscere anche, potete usarli con i pronomi personali diretti. Capire la lezione, capirla. Cercare il telefono, cercarlo. Chiamare il mio amico, chiamarlo, conoscere la lezione, conoscerla, guardare, invitare, incontrare, guardare un film, guardarlo, invitare l'amica, invitarla, incontrare l'amica, incontrarla, salutare, sentire, vedere, salutare l'amico, salutarlo, sentire la radio, sentirla. Vedere la TV, vederla. Quindi questi sono verbi dopo i quali si può mettere direttamente il nome e quindi che vogliono i pronomi personali diretti. Poi invece ci sono i verbi che vogliono la preposizione a prima del nome. Quindi chiedere a, dare a, dire a, domandare a. Per esempio, chiedere alla maestra diventerà chiederle. Dare alla maestra, darle. Dire alla maestra, dirle, domandare alla maestra, domandarle. Quindi vogliono sempre la dopo e quindi il pronome personale indiretto. La stessa cosa, insegnare a, piacere a, parlare a. E la stessa cosa, rispondere a, scrivere a, telefonare a. Ok? Quindi con questi verbi, prima di mettere un nome dovete mettere a, e quindi questi possono essere sostituiti con dei pronomi personali indiretti. Quindi con questa lezione terminiamo il nostro corso di quest'anno. Vi lascio alcuni esercizi
Prova a scrivere sei frasi con i pronomi personali diretti e sei con i pronomi personali indiretti. Se volete, potete usare i verbi che vi ho appena fatto vedere. Potete scrivere una frase con il nome usando questi verbi e poi cambiarlo e farmi vedere che pronome personale mettete. Quindi potete scrivere: ieri mattina ho aspettato l'autobus per 10 minuti. La trasformo e diventa: ieri mattina l'ho aspettato per 10 minuti. Quindi provate a scrivere delle frasi con i pronomi personali diretti e indiretti. E poi vi lascio gli esercizi 19, 20 e 21 a pagina 101 del libro. Non sono molte cose da fare, avete più, insomma, avete quasi una settimana, anzi avete una settimana, quindi ve lo dico qui nel video, chi non ha fatto l'esercizio della scorsa volta in cui vi chiedevo di scrivere qualche frase, se vuole può farlo questa settimana e mandarmelo. Va bene? Quindi questi sono gli esercizi e poi se volete, per chi non l'ha fatto, potete recuperare la lezione della prossima volta. Quindi questa è l'ultima lezione, io vi saluto e vi ringrazio per insomma, l'attenzione a questa didattica a distanza. Ciao a tutti!